E quando siamo arrivati a Colla Leci, c'era l'ultima prova che era la Buca delle Fate, che chi ci entrava praticamente vinceva perché prendeva 40 punti. Il primo in classifica era Jacopo, poteva scegliere se entrare nella grotta e avrebbe praticamente vinto perché era primo in classifica. A quel punto io ho deciso di entrare. Onda sotto, c'è una galleria. Che era piena di animali, piena di lombrichi, ragni e qualsiasi cosa. E se Jacopo avesse accettato, avrebbe vinto, e naturalmente Jacopo. È entrato per primo, giusto, e ha vinto. C'è delle bestie. Vedi, c'è anche il culino, dice. Tanto deve andare dietro. Io sono arrivato a un culo. No, io mi sono dietro, vai. C'è un certo roba. Perché è lì, ma... Sì, perché è tutto franato. Cioè, franato. Se mi riesci a illuminare la tua non lo so. Ci sta che laggiù ci sia un altro pezzettino di cunicolo, ma nemmeno immagino c'entra. Entrò nella grotta delle fate senza problemi, come se fosse a casa sua. E ho vinto. Ho vinto io. Meritatamente, era quello che ha avuto più voglia di vincere perché lui si è autonuotato alla prova del verme e quello è stato proprio il jolly ha giocato lì. Seconda edizione dello Wild, hard, parecchio, duro, massacrante, massacrante, entusiasmante, impegnativo. È stato divertente, ma allo stesso tempo faticoso, dai. E selvaggio.